Ryanair scommette sugli aeroporti calabresi e annuncia 3 nuove tratte da aggiungere alle 11 già esistenti che verranno effettuate da e verso i 3 scali calabresi. Ad annunciarlo sono stati proprio i dirigenti della compagnia low cost irlandese e della SACAL nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Lamezia Terme nei giorni scorsi. Di una svolta epocale ha parlato Arturo De Felice, presidente SACAL, che nell'esprimere la propria soddisfazione ha sottolineato l'importanza di questo nuovo progetto per l'intero sistema aeroportuale calabrese, che viene così potenziato evitando soprattutto i fallimenti di Reggio e Crotone. È un rapporto complessivo con Ryanair che per i prossimi 3 anni garantisce alla nostra regione una continuità operativa con la più grande compagnia europea, quindi credo che tranquillizzi molti dubbiosi o timorosi o persone che hanno sempre manifestato perplessità sulla nostra attività. Il secondo punto che vorrei evidenziare è che è una svolta epocale. L'aeroporto di Reggio avrà per la prima volta una vera low cost, soprattutto potrà di nuovo recuperare utenza dal messinese. Lamezia si potenzierà ulteriormente col volo per Malta e Crotone resterà aperto nonostante le enormi difficoltà che la SACAL ha incontrato, rilevando Reggio e Crotone da 2 fallimenti. Io ho sempre parlato poco, ho ascoltato tanto, forse troppo, perché ho sentito dire delle cose assolutamente assurde sulla gestione della società, che oggi ancora una volta ha ribadito la sua efficienza, la sua trasparenza e la sua grande operatività e credibilità da parte dei vettori aerei, che con l'Alitalia che è tornata a pieno titolo sul Reggio, Ryanair che si conferma per i prossimi 3 anni, credo abbia dato delle risposte enormi, posso dire epocali, per il sistema aeroportuale della regione Calabria. Cioè, direi quasi certezza, il problema sono dei tempi burocratici, tecnici che abbiamo accennato, perché non è facile addestrare dei piloti di una grande compagnia come la Ryanair, che non ne addestrerà certo uno o due per poter atterrare su Reggio Calabria, però io credo che rispetteremo i tempi per la prossima stagione estiva, in parallelo con le nuove rotte da Lamezia e Crotone, Reggio vedrà coronata anche questa sua legittima aspettativa. Crotone, su cui abbiamo preso impegni, e ringrazio pubblicamente i comuni del crotonese che hanno voluto aiutarci in questo difficile impegno, ma noi abbiamo mantenuto la nostra parola, abbiamo dimostrato che bisogna parlare poco e lavorare molto. Previa conclusione dell'iter burocratico, Ryanair potrà introdurre rotte domestiche e internazionali, perché dei collegamenti internazionali ha maggiormente bisogno la Calabria, ha esordito così David O'Brien, manager Ryanair, dimostratosi anch'esso estremamente fiducioso sul futuro del sistema aeroportuale calabrese. No, sono assolutamente positive le notizie per quanto riguarda gli aeroporti della Calabria. David O'Brien ha praticamente ringraziato la società di gestione SACAL, la quale è riuscita a rinsaldare e a ricreare fiducia da parte di Ryanair negli aeroporti calabresi e quindi ad investire. Per quanto riguarda Reggio Calabria, una volta che saranno risolte tutte le questioni tecniche, verranno lanciate delle nuove rotte, molto probabilmente una nazionale e una internazionale.